Carichi Vassesi e carichi Vassesi. Con l'emissione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio Conte dell'11 marzo, le misure per il contenimento del coronavirus si sono ulteriormente inasprite ed è sempre più importante la collaborazione di tutti per fermare il contagio. Ora, anche per i mercati, le disposizioni sono più precise. Anche se i mercati di generi alimentari sono ancora consentiti, nella giunta che si è svolta ieri abbiamo deciso la momentanea sospensione di tutti i mercati cittadini. Con l'attuale disposizione dei banchi, infatti, non è possibile regolare l'afflusso di persone e quindi controllarne l'assemblamento. Abbiamo dato già l'incarico ad un tecnico specializzato per verificare la possibilità di riorganizzare la disposizione dei banchi in modo da garantire tutte le misure igienico-sanitarie previste dal Ministero della Salute. Le zone di parcheggio a pagamento sono state da oggi sospese fino al termine dell'emergenza, in modo da agevolare il movimento delle categorie autorizzate agli spostamenti. Con i commercianti e le associazioni di categoria stiamo predisponendo un sistema di consegna gratuita a domicilio della spesa. E oggi sarà pubblicato sul nostro sito l'elenco delle prime adesioni ricevute. Un'iniziativa per aiutare chi deve stare a casa, con particolare riguardo alle persone anziane, malate o con disabilità. Dal 16 marzo le iscrizioni ai servizi scolastici si potranno effettuare esclusivamente online ed è già stato predisposto il servizio sulla homepage del nostro sito del comune. Da ieri, per ridurre i rischi di contagio, buona parte del personale comunale sta usufruendo delle ferie residue del 2019, in attesa che nei prossimi giorni vengano realizzati tutti i collegamenti necessari ad attivare lo smart working, ovvero il lavoro da casa. Servizi indifferibili e essenziali vengono comunque garantiti attraverso la presenza in comune dei rispettivi funzionari e dipendenti. Vi rinnovo l'invito a non uscire e a non recarvi in comune se non è assolutamente necessario, ma in caso di urgenza contattateci telefonicamente. Mi raccomando, non uscite. Sono molti in questi giorni i messaggi di solidarietà che mi giungono da cittadini, associazioni e soprattutto dal mondo imprenditoriale. Grazie a tutti. Molti sono disposti a contribuire con donazioni. E a questo proposito vi informo che l'ASL Torino 4 ha aperto un apposito conto corrente su cui effettuare i versamenti. Informazioni aggiuntive ed aggiornate sul nostro sito ufficiale www.comune.chivasso.to.it. Vi abbraccio tutti e vi auguro una buona giornata.